Daniela Polenghi, Presidente del Forum Provinciale, alla quale chiediamo di esprimerci la sua opinione rispetto agli effetti che questa crisi ha sul tessuto sociale, cremonese, provinciale, insomma, dal tuo punto di osservazione, cosa stai notando? Sto notando innanzitutto un aggravarsi della situazione, cioè chi diceva che il 2012 sarebbe stato l'anno peggiore si sbagliava grandemente, il 2013 minaccia di essere un anno ancora peggiore. È di ieri il dato Istat di 6 milioni di disoccupati, inoccupati, di comunque persone che non hanno lavoro in questo momento in Italia, e il nostro territorio non è assolutamente esente da questa situazione. Incombe un problema che secondo me è molto poco discusso e sul quale molto poco ci si mobilita, ma alle regioni non sono ancora arrivate dal governo le risorse per la cassa integrazione in deroga. Questo significa che fra un mese, se queste risorse non arrivano alle regioni, centinaia di migliaia di famiglie rimangono totalmente senza reddito, perché sono finiti gli ammortizzatori sociali. Molto spesso in una famiglia c'è un solo lavoratore, in molte famiglie in cui c'erano due lavoratori entrambi hanno perso il posto di lavoro, e questo accade molto anche nel nostro territorio. Per esempio, mi vengono notizie drammatiche dal tessuto industriale che è di piccola media industria, industria familiare del Casalasco, come anche sul Cremasco. Il cremonese forse in questo momento un attimino tiene di più, ma la situazione è veramente drammatica, e se non si pensa a dare a queste famiglie un modo per sopravvivere, io credo che arriveremo a una situazione di crisi sociale molto forte, e credo che non ci siano in questo momento, non ci sia né la consapevolezza né gli interventi necessari per capire a fondo questa situazione. Ecco, questa è la fascia, diciamo così, che ha delle protezioni. Poi abbiamo tutta un'altra serie di persone che invece sono fuori da qualsiasi protezione. Certo. Protezioni che sono a termine, anche queste, perché ripeto, se non arrivano questi finanziamenti, anche questi lavoratori che hanno avuto la cassa integrazione, la mobilità, se non arriva un'ulteriore protezione sociale, questi lavoratori sono con lo zero come gli altri. E in più ci sono quelle persone, i giovani innanzitutto, che non riescono assolutamente a inserirsi nel mondo del lavoro, le donne che sono state le prime a perdere il posto di lavoro, donne che molto spesso avevano contratti atipici, contratti a termine, incarichi, per cui non hanno avuto nemmeno gli ammortizzatori sociali che i lavoratori dipendenti hanno avuto. E sta venendo fuori anche dall'osservatorio delle nostre associazioni casi di uomini tra i 50 e i 60 anni che non hanno più protezione sociale, hanno perso il lavoro, non hanno ancora l'età per pensare ad un pensionamento e sono completamente in balia del nulla. E queste sono famiglie che molto spesso, sulle quali grava da una parte la situazione di figli che hanno terminato il corso di studio e non trovano lavoro, e dall'altra parte magari di genitori anziani con una pensione minima che, se una volta ce la facevano, adesso cominciano a non farcela più. Il tema delle bollette, il tema degli sfratti, guardate che in questo momento sul nostro territorio, in città, stanno diventando esecutivi tantissimi sfratti, ci sono famiglie in mezzo alla strada che non sanno dove andare. Ecco, noi come terzo settore, come associazionismo, come volontariato, stiamo cercando soprattutto di fare questo, di dare alle persone, anche a quelle più fortunate che non stanno correndo questi rischi in questo momento, la consapevolezza che o c'è una società che si fa carico anche del problema degli altri, o altrimenti veramente ci troveremo addosso anche una situazione alla greca, perché poi la violenza scoppia, perché poi quando non si crede più a nessuno e a niente, è difficile trovare una motivazione per non dare sfogo a una rabbia che poi può sfociare anche in una crisi sociale. Quindi siamo molto preoccupati da questo punto di vista. Ecco, ma quali sono le iniziative che si possono assumere? Perché da un lato ai comuni mancano risorse, c'è il problema di come utilizzano queste risorse. Cioè, che tipo di iniziative concrete possono essere assunte? Innanzitutto
Non dobbiamo mai dimenticarci che questa non è una crisi italiana, non è una crisi solo europea, è una crisi mondiale e che quindi qualcosa andrebbe fatto anche a livello generale mondiale. Innanzitutto questa è una crisi che deriva da una prevalenza della finanza sull'economia e sulla politica. Cioè, non dimentichiamoci che il crollo finanziario è stato dovuto alle speculazioni, che con la centralità della persona e il benessere delle persone non c'entravano assolutamente nulla. Quindi in primo luogo bisognerebbe che la politica si riappropriasse del proprio ruolo e decidesse quali sono le cose importanti. Ieri sera c'è stata una interessantissima riunione, purtroppo poco partecipata, perché ieri era l'anniversario della Pacem in Terris, della enciclica di Papa Giovanni XXIII che ha anticipato il concilio. Ecco, durante questa riunione abbiamo detto tante cose, è stato dato un numero. L'anno scorso sono stati spesi a livello mondiale 1.750 miliardi di dollari in armi. Ecco, con 50 miliardi di dollari si risolverebbe il problema della povertà a livello mondiale. Allora, io credo che i cittadini, le persone, innanzitutto dovrebbero cominciare a dire noi questa cosa non la vogliamo più. E non mi si venga a dire che se si costruiscono armi si dà lavoro. Perché l'altro punto fondamentale, che è quello del lavoro, perché guardate che le persone che vengono anche a chiedere aiuto, per prima cosa ci chiedono, mi aiuti a trovarmi un lavoro? Perché non vogliono l'assistenza le persone, vogliono lavorare, vogliono avere la dignità del lavoro. E allora, per scendere un po' di più, dovremmo anche decidere quali sono gli interessi di un paese. Gli interessi di un paese sono probabilmente riqualificare l'ambiente, non fare speculazioni per costruire nuove case, ma riqualificare il patrimonio anche architettonico che abbiamo, l'istruzione e le competenze. Le nostre industrie molto spesso sono in grossa crisi perché non hanno avuto la capacità di rinnovarsi e per rinnovarsi ci vogliono le competenze, ma se siamo il paese che investe di meno in Europa nella scuola e nell'istruzione non usciremo mai da questa cosa. A livello poi locale certamente i comuni sono in crisi, qui anche qui smettiamola con questa questione del patto di stabilità, perché i comuni virtuosi hanno i soldi in cassa e non li possono spendere. Non è un punto in più del PIL che farà morire le persone. Farà morire le persone se il comune che ha i milioni da spendere per fare le opere pubbliche non le può fare, quindi non può dare lavoro perché c'è il patto di stabilità. Cioè, dobbiamo decidere cosa è più importante, se è più importante il bilancio o se è più importante la vita delle persone. Perché poi le persone si ammazzano anche, l'abbiamo visto la scorsa settimana. Ecco, allora io credo che comunque anche a livello locale la priorità delle amministrazioni dovrebbe essere quella del sostegno alle persone che hanno bisogno. Leggevo oggi sui giornali, a Milano per esempio viene lanciato un fondo pubblico-privato per sostenere le persone in difficoltà. Anche l'industria, anche chi produce dà un contributo che insieme a un contributo che può essere dato dal pubblico e io dico anche dal terzo settore che in questo momento sta facendo tantissimo, tantissimo per sostenere le persone, forse se si mettessero insieme tutte le risorse si riuscirebbe a fare qualcosa di più.